Celebra la storia dei fratelli a Bagnale, due con, il docufilm scritto e diretto da Felice Bagnato e Gianluca De Martino, proiettato a Castellammare di Stabia, presenti i campioni olimpici e mondiali Carmine e Giuseppe con il loro timoniere Pepiniello di Capua. Una serata nell'ambito della prima edizione della rassegna cinematografica International Sport Film Festival, presenti anche molti protagonisti del giornalismo sportivo e un'ampia delegazione del Circolo Nautico Stabia, palestra fulcro dello sport a remi in Italia. Due con racconta gli a Bagnale fra testimonianze e immagini di repertorio. Al regista Bagnato è stato consegnato il premio Banca Stabiese. Il primo lavoro sui fratelli a Bagnale da tanti anni a questa parte. Noi abbiamo lavorato con grande passione e i risultati in questo caso sono stati molto, davvero molto efficaci, perché abbiamo avuto un bel riscontro di pubblico e il documentario è stato molto apprezzato in Italia e non solamente a livello territoriale, che era il nostro scopo principale, cioè far conoscere appunto il territorio di Castellammare e dintorni. In tutta Italia è appunto due grandi esempi di campioni come sono stati i fratelli a Bagnale. Carmine a Bagnale. L'International Sport Film Festival si prefigge di diffondere i valori dello sport. Una battuta sullo sport ai ragazzi, ai giovani, per invogliare i ragazzi a fare sport? Ma lo sport è importantissimo appunto, soprattutto per i giovani, per tante ragioni. Uno perché ti mantiene in forma, ti fa crescere meglio. Sono propenso che i giovani facciano qualsiasi tipo di sport, ma che facciano comunque attività sportiva, perché comunque è importantissimo soprattutto per loro. No?